Quanto vale l'agroalimentare in Toscana? Le risposte arrivano da By Food, vetrina internazionale promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con Promo Firenze e che ha messo in contatto nella cornice del Santa Maria della Scalassiana produttori toscani e compratori provenienti da tutto il mondo. I numeri di Ismea ci dicono che la Toscana è la nona regione d'Italia per valore prodotto nel settore dell'agroalimentare a indicazione geografica, 111 milioni di euro escludendo il comparto del settore panetteria e pasticceria, che potrebbe portare il totale a 130 milioni. Nel complesso, i 31 prodotti DOP, IGP e agriqualità della Toscana fanno registrare un aumento dell'8% del valore dell'ultimo anno. Ma come sfruttare dunque questa crescita e rafforzare l'export dei prodotti del paniere toscano in tutto il mondo? Cercare di allineare le aziende dell'agri-food con quelle del vitivinicolo, perché quelle del vitivinicolo hanno saputo interpretare i mercati, mentre quelle del food sono rimaste in una dimensione, diciamo, artigianale, sono rimaste in una dimensione soprattutto sul mercato nazionale, e credo che con le tantissime aziende vitivinicole, riuscendo a fare coesione, potremmo in maniera abbastanza rapida pensare che anche l'agri-food diventi un asset strategico come il vino. Prodotti di altissima qualità, quelli toscani, che devono rispondere però al pericolo di imitazioni. La Toscana ha 92 prodotti di indicazione geografica che cerca di promuovere e di difendere. All'estero purtroppo abbiamo anche molte imitazioni e qui bisogna mettere in atto delle politiche di protezione, perché è molto utile per aumentare il fatturato dei produttori veri. Complessivamente il settore agroalimentare toscano genera un valore aggiunto di 3 miliardi e mezzo di euro, pari al 6% del totale nazionale, impiegando circa 74.000 occupati, pari al 4,4% del totale della regione. Di questi, circa 13.390 persone lavorano nella filiera dei prodotti certificati. E sempre parlando di prodotti a indicazione geografica, l'export regionale riferito all'agroalimentare genera un valore di circa 50 milioni di euro ed è estremamente caratterizzato. Oltre il 45% del valore esportato dalla Toscana riguardo al food è coperto dall'olio toscano, quota che sarà al 50% circa se si aggiunge l'export dell'olio Chianti Classico DOP, un ulteriore 45%. È costituito da prodotti legati alla zootecnia, primo fra tutti il prosciutto toscano, seguito da pecorino e finocchiona. Oggi, per aumentare questi numeri, serve un lavoro puntuale sulla comunicazione, sull'onda di ciò che hanno fatto da tempo le aziende del vino. Il tema è che noi abbiamo un grande storytelling che possiamo utilizzare meglio. Le aziende del vino hanno saputo utilizzarlo, le aziende del food ancora non hanno iniziato ad iniziarlo. Quindi c'è un grande spazio, anche perché il mondo oggi non ha più bisogno di generi alimentari, ma i generi sono diventati multidimensionali. La Toscana ha uno spazio infinito rispetto a questo tipo di attrattiva che ha il genere alimentare nel mercato globale. Altre regioni non ne hanno, altre nazioni assolutamente. Quindi se riusciamo a sfruttare quel valore, riusciamo sicuramente a portare avanti l'export, che risulta oggi uno degli elementi più importanti per la vita di un'azienda agricola, agroalimentare e industriale.